Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di economia e partiamo dai dati diffusi dalla Camera di Commercio di Teramo rispetto all'andamento dell'economia provinciale. Gli indicatori confermano che la crisi economica inizia ad affievolirsi, diminuiscono i fallimenti, aumenta l'export e crescono le imprese registrate. Ci fa il punto della situazione Tania Bonici Castelli. La Camera di Commercio di Teramo fa il punto sulla salute dell'economia teramana, che sembra essere migliorata nettamente in questi ultimi 2 anni. Sono gli indicatori economici a dirlo, mentre a spiegarlo è il presidente dell'ente camerale Gloriano Lanciotti, nel corso della 7ª giornata della trasparenza, un appuntamento consueto che intende avvicinare l'utenza alle attività che la Camera di Commercio svolge per il territorio. Alcuni numeri sono addirittura entusiasmanti. Il numero dei fallimenti nell'ultimo anno è infatti sceso da 59 a 43, quello dei protesti è sceso addirittura da 1945 a 1794, un dato quest'ultimo che va di pari passo con l'evoluzione degli strumenti di pagamento verso il digitale. Segno dunque che la crisi comincia ad affievolirsi o quantomeno che ci sono segnali di inversione del ciclo economico. Un altro dato interessante riguarda l'incremento della certificazione delle imprese che esportano, che significa un maggiore orientamento all'estero delle imprese teramane. Tra le positività da sottolineare c'è anche il saldo positivo delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Teramo. Si tratta di dati forniti da Unioncamere relativi al terzo trimestre del 2018. Sul territorio teramano si registra appunto un saldo positivo di 60 imprese, il che fa prevedere che a fine anno ci potrebbero essere circa 200-250 imprese iscritte in più rispetto al 2017. Nel corso dell'incontro con la cittadinanza, la Camera di Commercio di Teramo si è presentata con il suo ultimo bilancio, pari a 3,5 milioni di euro, migliore rispetto a quello del 2016. Tra i finanziamenti erogati dall'ente, presidente Lanciotti ha poi ricordato i 114.000 euro per 211 domande come contributi alle attività economiche nel cratere sismico, 39.000 euro per l'avvio di 20 imprese giovanili, 90.000 euro per 30 piccole e medie imprese in occasione di fiere e manifestazioni internazionali, 88.000 euro per 64 richieste di contributi per l'incentivazione del turismo durante la bassa stagione e 143.000 euro per le attività danneggiate dalla nevicata pesante di gennaio 2017. Adesso andiamo avanti, ma restando sullo stesso tema, ci occupiamo di una vertenza, quella della Bol di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti. Interrompere la procedura di chiusura dello stabilimento, avviare un confronto sulle argomentazioni sollevate oggi da Regione e sindacati, individuare una soluzione condivisa che non cancelli altri posti di lavoro sul territorio. Sono le richieste avanzate dal presidente vicario della Giunta regionale Giovanni Lolli ai rappresentanti della proprietà della Bol, la multinazionale produttrice di lattine che ha deciso di interrompere la produzione nello stabilimento abruzzese e licenziare 75 dipendenti. Alla riunione di oggi, convocata nella sede di Pescara della regione, hanno partecipato anche i rappresentanti sindacali, i sindaci dei centri del comprensorio e una delegazione dei lavoratori della Bol. Inutile nascondere le difficoltà di questa trattativa, ha spiegato Lolli, ma porremo in essere tutte le iniziative possibili per difenderci e scongiurare quella che appare come una scelta assurda, visto che lo stabilimento di San Martino è uno dei più performanti del gruppo. Ai lavoratori però assicuro che non molleremo e non li lasceremo soli in questa vertenza, ha continuato Lolli. Siamo pronti a portare tutto sul tavolo nazionale. Un nuovo incontro con la proprietà è fissato per il 5 di novembre. Proseguiamo adesso con la cronaca, chiusa con l'assoluzione piena per tutti gli imputati, la vicenda della Ecoem, società pubblica misto pubblico-privato, che gestiva la raccolta dei rifiuti nel comune di Montesilvano. Tra gli assolti anche l'ex sindaco di Farindola, Antonello De Vico, che all'epoca fu accusato di essere il regista di tutta la vicenda. Sentiamo l'intervista realizzata da Vestina News.
La vicenda EcoM, la società pubblica privata per la raccolta dei rifiuti di Montesilvano, composta dal comune pescarese, la comunità montana, la Deco SPA, si chiude definitivamente con la soluzione piena perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati. Uno di questi è l'ex sindaco di Farindola Antonello De Vico, che per questo scontò 25 giorni agli arresti domiciliari, in quanto accusato di essere il regista della vicenda e che adesso mostra tutta la sua soddisfazione per una vicenda iniziata nel lontano 2010. Poter nuovamente tornare su fatti chiaramente per me come per altri indagati dolorosi e che risalgono nel tempo, parliamo di aprile 2010 in cui fui posto addirittura agli arresti domiciliari per 25 giorni, ne è scaturita una vicenda giudiziaria su tre filoni e su tutti e tre c'è stata l'assoluzione piena, perché non c'è stata nessuna condanna di nessun imputato e di nessun indagato, compresa la EcoM, dove sostanzialmente l'ipotesi mia era di una sorta di regia quando poi non avevo ruoli diretti, quando poi la magistratura giudicante, tra l'altro con la prescrizione maturata, è entrata nel merito e ha ritenuto tutti noi da assolvere con la formula piena che il fatto non sussiste, perché questa sorta di regia che ho avuto per tanti anni ma sempre interpretata in positivo per la collettività e sugli enti sicuramente non ha debordato nel penale. Continuiamo con la cronaca. Un anziano di 86 anni che è stato investito ieri a Piazzano di Atessa è deceduto la notte scorsa all'ospedale civile di Pescara in seguito alle ferite riportate. L'86enne era stato preso in pieno mentre attraversava la strada da un'auto condotta da una donna, soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasferito, lo vedete, con l'elicottero al Santo Spirito, dove si trovava ricoverato in prognosi riservata. Nelle ultime ore il peggioramento delle sue condizioni e poi il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Adesso il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, dopo l'ennesima rapina che c'è stata ieri ai danni della BCC di Piazzano, ha chiesto più sicurezza per il suo territorio a partire dal rafforzamento dei presidi dei carabinieri. Sentiamolo. Sappiamo che questa zona che va da Vasto, Lanciana, Atessa, la Val di Sangro, è una zona presa di mira dalla criminalità maggiore e anche dalla criminalità minore. Quindi da tempo noi anche abbiamo chiesto al Ministero degli Interni e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di rafforzare sia la stazione che il comando di Atessa. Questo rinforzo è già arrivato in parte, altri rinforzi stanno arrivando e sono gli allievi carabinieri che escono dal corso della fine del mese, dalla fine di ottobre, quindi ai primi di novembre dovrebbe essere sia la stazione che il comando a pieno regime, personale rinforzato, e questo appunto dovrà servire per rassicurarci, ma comunque sia questi episodi, torno a ripetere, al di là della loro dimensione sono episodi che destano allarme e che chiaramente dobbiamo cercare di prevenire il più possibile e di reprimere laddove accadono. Sulla repressione oggi siamo fiduciosi che i carabinieri arrivino alla soluzione quanto prima. A Lanciano, dopo il maltempo di inizio settimana, sono ripresi i lavori di completamento della riqualificazione di Corso Trento e Trieste. Vediamo. Terminata la pioggia, sono ripresi i lavori di riqualificazione di Corso Trento e Trieste a Lanciano. Il cantiere è stato allestito tra via Luigi De Crecchio e Viale delle Rose. Sono state quindi interdette al traffico via De Crecchio e via Dalmazia, la prima quasi interamente, la seconda limitatamente all'area di cantiere. Le altre modifiche alla viabilità riguardano il doppio senso di marcia nel tratto di Viale delle Rose, compreso tra Corso Trento e Trieste e via Cesare Battisti, doppio senso di marcia in via Battisti nel tratto compreso tra Viale delle Rose via De Crecchio e conseguente eliminazione dei parcheggi. Istituzione temporanea di parcheggi nel tratto di via De Crecchio, solitamente riservato a corsia preferenziale degli autobus. Le modifiche temporanee alla viabilità nella zona del centro resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori. Interessata anche via del Mancino, con divieto di sosta diviso in due sezioni per assicurare agli autobus del servizio urbano il transito in entrambi i sensi di marcia. Il nuovo piano del traffico ha funzionato sin dal primo giorno.
giorno, nonostante la pioggia, commenta l'amministrazione comunale, consapevole che i disagi saranno inevitabili, ma limitati alla durata dei lavori. Entro Natale tornerà tutto nella norma. Nuove opportunità per le imprese turistiche con dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, ce li presenta l'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio, che ascoltiamo nell'intervista. Io spero di portare a 12 milioni di euro, ci stiamo lavorando, eravamo partiti da 5, siamo arrivati a 11, già un grande incremento in un momento particolare come quello purtroppo dell'economia italiana, abruzzese. Quando parliamo di turismo parliamo di alberghi, parliamo di campeggi, parliamo di alberghi diffusi, rifugi montani, stabilimenti balneari, vabbè, in questo caso magari è un po' più difficile, hanno la possibilità di avere fino a 150 mila euro a fondo perduto per un investimento di 250 mila euro, quindi 60% a fondo perduto, non è né a sportello né a estrazione come è avvenuto in passato, bensì sono 4 mesi per fare questa domanda, quindi tanto presentarla appena uscito, quindi venerdì scorso è stato pubblicato sul Bura, tanto è presentarlo l'ultimo giorno, è un progetto che si basa su 3 filoni principali. L'adeguamento dell'antisismico, quindi ospitare i nostri turisti in sicurezza, il risparmio energetico, efficientamento energetico, quindi un turismo ecosostenibile, e poi una cosa a cui io tenevo tantissimo, che è stata inserita nel bando, è il superamento delle barriere architettoniche, quindi abbattimento delle barriere architettoniche, che l'Abruzzo si deve contraddistinguere come una regione che accogliente in tutti i sensi. Oltre che a rimodernare un albergo, oltre quindi a cogliere meglio i turisti, riparte l'economia per l'edilizia, e questo è un buon segnale anche in questo momento di difficoltà. Ci sarà sabato 27 dalle 9 alle 13 l'evento Abrex Day, che permetterà di conoscere e approfondire le opportunità offerte dal circuito Abrex alle imprese. Vediamo insieme come presenta l'evento la prossima intervista. Sabato prossimo a Chieti, al centro commerciale Centauro, c'è l'Abrex Day, un'occasione per le aziende appartenenti al circuito per incontrarsi, ma non solo, anche per le aziende che sono interessate ad Abrex. Sì, per la prima volta dopo 3 anni dall'inizio del primo scambio, con 800 soggetti iscritti al circuito Abrex, con 7 milioni di economia che si è mossa in questi primi anni, organizziamo un evento per far incontrare, quindi, questo matching tra le imprese, i professionisti, il terzo settore iscritte, ma aperto questa volta anche ad aziende che sono curiose di conoscere questo strumento finanziario. E quindi per la prima volta sabato mattina tutta la mattinata sarà dedicata alle imprese di questo che è diventato ormai il più grande marketplace di imprese in Abruzzo. Abrex, che cos'è? Vogliamo spiegarlo e ricordarlo a chi già lo sa? Ma Abrex è un'opportunità, di fatto è uno strumento finanziario al servizio dell'economia reale. Noi offriamo due opportunità alle imprese. La prima è di aumentare le vendite, quindi l'azienda che ha l'esigenza di aumentare le proprie vendite, che non trova clienti, che non trova la possibilità di vendere tutta la sua produzione, che sia di beni o di servizi, può rivolgersi a noi perché siamo in grado di trovargli dei clienti. E la seconda opportunità che offriamo alle imprese è rispetto agli investimenti. L'impresa che deve fare investimenti può rivolgersi ad Abrex e avere una linea di credito che non determina né costi né interessi passivi, e soprattutto questa linea di credito che Abrex apre non passa per le regole che hanno gli istituti di credito, le regole cosiddette di Basilea. Noi ci siamo dati regole diverse, per noi l'azienda è valida se ha la capacità di vendere, non ci interessa il rating, non ci interessa la CRIF, non ci interessano i freddi numeri, ma ci interessa molto di più la storia dell'azienda e dell'imprenditore. Come farà ad iscriversi? Ma iscriversi è semplice, basta entrare in contatto col circuito, contattarci, andare sul nostro sito, cercare circuito Abrex nel web e ricevere magari la visita di un nostro iscritto. Valuteremo l'azienda, vedremo se l'azienda ha possibilità di vendere nel circuito e possibilità di acquistare. Se questa chance l'azienda l'ha, la iscriviamo. Se non ce l'ha, per noi è un'azienda che diventerà un iscritto Abrex a distanza di qualche tempo. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Il pittore Enea Cetrullo, nel corso di una cerimonia che si è tenuta questa mattina a Pescara, ha donato 4 maioliche da lui dipinte al porto turistico. Sentiamo il servizio.
Davvero un bel gesto quello del maestro Enea Cetrullo di donare alla città di Pescara e al Marina di Pescara queste splendide maioliche. Come è nata questa idea e cosa rappresentano queste maioliche? Ma l'idea è grandiosa e bella perché abbiamo un Marina di Pescara che è una delle più belle dell'Adriatico e mancava la cultura, mancava la pittura, mancava l'arte. Io sono un artista che non sa guardare gli interessi, io sono quello che dà. E ispirato pure da San Francesco che ha donato tutto, quindi donare un'opera d'arte è in buone mani così, e non è un gesto solo che va bene per me, ma va bene per tutti, anche i visitatori che verranno, vedranno un porto con la cultura, con l'arte, e l'arte bisogna rilanciarla. L'opera del maestro Enea Cetrullo contribuisce alla crescita storico, artistica e culturale della nostra città, in quanto nelle sue opere sono rappresentate scene di vita, momenti della vita marinara della nostra città, e quindi gli sono grato a nome di tutta la cittadinanza per quello che fa da sempre e per quello che ha fatto oggi, regalando al nostro porto turistico in una cornice splendida della città di Pescara queste maioliche che raffigurano un po' la pescaresità. Da parte del maestro un atto di generosità, perché tutti gli artisti le proprie opere le considerano come dei figli delle proprie creature, quindi ha voluto lasciare un segno tangibile alla città donando appunto queste maioliche bellissime che rappresentano il mare e la storia della nostra città, una storia di una città vocata alla marineria, al mare, alle imbarcazioni, alla vela. Un palloncino rosso a forma di cuore che spezza la catena da cui è trattenuto l'opera, possiamo vedere anche le immagini, eccole qui, Earthquake di Pep Macheggiani, installata sulla facciata di Palazzo Sirena, dove resterà fino al 20 di novembre, giornata internazionale per i diritti dell'infanzia. L'installazione rientra nel progetto Francavilla Art Mare, promosso dall'artista abruzzese in collaborazione con l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare. È proprio nella città adriatica, infatti, che Marcheggiani ha deciso di mostrare in anteprima uno dei soggetti della mostra personale dal titolo Toys, in programma dal 26 di ottobre al 20 di novembre nella prestigiosa Bugno Art Gallery di Venezia. Si tratta di Earthquake, appunto, letteralmente cuore tremante, una metafora sulla pura e incondizionata libertà della quale godono i bambini e che nessuna catena è talmente solida da imprigionare. Per la sua installazione l'artista ha scelto Palazzo Sirena, edificio già impreziosito da un'ardita architettura e da un bronzo di Igor Mitorai, che ben si presta a ospitare opere e performance artistiche. Ora la pagina dello sport. Sabato pomeriggio torna in campo la Serie B e il Pescara riceverà la visita del Cittadella, avversario tradizionalmente ostico per i biancazzurri. Nella seduta di ieri hanno terminato anzitempo Frank Canutè per un trauma distorsivo al ginocchio e Ugo Campagnaro per un affaticamento muscolare. Indisponibile Cristian Capone, mentre hanno svolto lavoro differenziato Gaston Brugman, José Machin, Cristiano Del Grosso e lei Edian Memushai, quest'ultimo accusato un dolore alla caviglia. Oggi prevista seduta pomeridiana al Delfino Training Center, proprio il centrocampista albanese parla del momento positivo del Pescara, che secondo lui è stato sottovalutato da molti ad inizio torneo, complice anche l'opaca stagione passata. Sentiamo Paolo Renzetti. Il centrocampo più forte del campionato di Serie B, quello del Pescara, così dicono gli addetti ai lavori. L'interessato diretto, Edian Memushai, cosa dice? Ma penso non dobbiamo stare a vedere queste cose qua del centrocampo, difesa o attacco. Penso è importante guardare tutta la squadra. In questo momento stiamo facendo un buon campionato, però bisogna continuare per fare un grandissimo campionato, non per fare solo 8 partite fatte bene. Tu sei uno dei giocatori più esperti di questo Pescara, vogliamo un attimo spiegare qual è il segreto di questa squadra, almeno fino ad oggi, e qual è stato il segreto per ottenere risultati così positivi? Ma non penso non ci siano segreti, c'è il fatto di lavorare, forse questa squadra secondo me era stata un po' sottovalutata col fatto del campionato, dello scorso campionato, quindi è partita un po' secondo me sottovalutata.
ritengo che sia una buona squadra fatta di gente esperta ma di giovani importanti, quindi penso sia un giusto mix, non ci stanno segreti. Pillon dice di non guardare la classifica, voi non pensate alla classifica, non pensate al primo posto, ma qual è l'obiettivo del Pescara in questa stagione? L'obiettivo è la partita di sabato col Cittadella, è giusto che guardiamo partita dopo partita e ci giochiamo, poi dopo la classifica si guarderà più là, ma ora non serve, bisogna stare tranquilli, sereni, godercela e lavorare ancora più duramente. Partita col Cittadella difficile, perché quella veneta è una formazione difficile da affrontare che ha creato spesso problemi al Pescara anche negli anni passati, secondo te come si può battere il Cittadella? Penso sia la squadra più fastidiosa. La più fastidiosa da affrontare in Serie B, lo dimostrano i campionati che fa ogni anno, fa dei campionati importanti. Giochiamo in casa, sicuramente ci sarà anche l'entusiasmo e dobbiamo sfruttare questo entusiasmo che c'è ora e cercare di fare una partita importante sabato. Edian, parliamo un attimo anche per concludere dell'allenatore di questa squadra, Giuseppe Pillon, che si agita tanto in panchina ma che riesce a motivare la squadra tantissimo durante la settimana. Sì, no, il mister l'ho già avuto a Carpi, quindi lo conosco bene, è una bravissima persona, come ho detto altre volte, è un motivatore, quindi è anche bello vederlo quando magari si incazza con noi o si agita. Altra notizia che riguarda il Pescara, il Tribunale delle Imprese dell'Aquila ha rigettato il ricorso della CIMMAV nei confronti della società Delfino Pescara 1936 su presunte irregolarità di bilancio. Si chiude così la battaglia fra il presidente della società biancazzurra Sebastiani e il socio di minoranza, appunto CIMMAV, che detiene il 27% delle quote azionarie e che chiedeva la rimozione degli attuali amministratori della società con la conseguente nomina di un amministratore giudiziario. Il Tribunale delle Imprese ha ritenuto l'inidoneità delle irregolarità denunciate dalla CIMMAV S.P.A. per il collegio giudicante. La gran parte di esse risultano infatti sanate tramite l'approvazione del bilancio datata 30 giugno 2017. Le irregolarità riscontrate risultano invece essere prive del requisito della gravità in quanto aventi solo carattere formale. Ed ora scendiamo in Serie D e partiamo con il turno infrasettimanale andando a vedere la partita terminata 2-2 al Rubens Fadini fra Giulianova e San Giustese. Vediamo. Il Real Giulianova rimanda l'appuntamento con la vittoria ma evita con un gran carattere nel finale di subire la seconda sconfitta consecutiva in casa, partita altalenante nel gioco e nel percorso del risultato che alla fine dice 2-2 con la quotatissima imbattuta San Giustese. Padroni di casa che recuperano Torelli nell'11 iniziale, Tozzi Borsoi in panchina, fuori per infortunio Fabrizi e Barlafante, Mangia Casale e Balducci vanno anch'essi in panchina. Al Fadini fischia Daniele Virgilio di Trapani. Cronaca. Partono bene nei primissimi minuti gli ospiti, al settimo Tizzi lavora palla a destra, trova in area libero Herrera, conclusione centrale, ribattuta da Sciba. Al minuto 11 il Real Giulianova va però subito in vantaggio, sbagliano il disimpegno quelli della San Giustese, ne approfitta Torelli, destro dal limite, palla in rete. 21esimo prova la reazione immediata la squadra di Senigallesi dal rinvio di Chiodini, Herrera si fa 30 metri palla al piede, scarica in aria per Marfella, sul tiro è però pronto Sciba. Gioca bene il Real Giulianova, 25esimo prova ancora Fazzini, il tiro ribattuto, arriva Palladini dal limite sinistro che sfiora il palo e finisce fuori. 26esimo palla gol colossale per il 2-0, ancora dalla distanza, stavolta ci prova Di Paolo che libera il destro, palla sul palo. Un minuto dopo Chedira trova lo spunto in aria, il suo tiro supera però la traversa. 46esimo in finale di tempo Marfella a spazio a centrocampo, scarico ancora su Chedira in area, tocco per Herrera che è in corsa, mette fuori. Nella ripresa parte di nuovo fortissimo il Real Giulianova, un minuto di gioco, Torelli ci prova ancora col sinistro da lontano, palla fuori davvero di pochissimo.
18esimo, prova ancora la reazione la Sangiustese, Herrera debole, manda alto. 21esima, Khedira, è atterrato in aria da Fazzini, il rigore sembra ineccepibile, sul dischetto Herrera trasforma alla sinistra di Sciba, 1-1. Cala fisicamente il Real Giulianova e arriva anche il 2-1 ospite Marfella, azione personale imbucata per Pluchino, è solo in area a sinistro giro e 2-1 in cassaforte. 29esimo, la reazione di Paolo, ancora con un tiro dalla distanza, questa volta non trova la porta. 32esimo, reclama il calcio di rigore il Giulianova, azione su Tozzi Borsoi, lascia proseguire Virgilio. Minuto 35 sulla posizione di Frulla, entrato nel secondo tempo De Fabrizis, spizza di testa, palla che schizza quasi all'incrocio, smanaccia Chiodini ed evita il 2-2. 38esimo, ancora Frulla, mette un tiro cross dalla sinistra, palla che sbatte sulla traversa e finisce sul fondo. 41esimo, di cuore il Real Giulianova, Mangiacasale lavora un ottimo pallone da destra, il suo servizio al centro, il pilastro a intervenire è ancora Di Paolo che trova il 2-2. Nel finale reclama ancora il rigore il Real Giulianova, cade ancora a terra Tozzi Borsoi, anche in questo caso il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste dei giocatori di casa. Finisce 2-2, un pareggio giusto, Giulianova che sale a 10 punti e continua la politica dei piccoli passi in attesa della partita del Cesena, la Sangiustese sale a 18 e si tiene stretta la zona alta della classifica. Torna al successo il Notaresco che fa un sol boccone dell'Isernia, partita finita 3-0. Il Notaresco torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, battendo 3-0 l'Isernia con gara già chiusa nel primo tempo. Cudini lascia in panchina Minella per far posto a Manari, confermando per il resto la formazione reduce dalla sconfitta contro la San Maurese. Lo stesso Cudini ritrova da avversario Massimo Silva, allenatore del tecnico del Notaresco, quando vestiva la maglia dell'Ascoli. L'Isernia conferma dall'altra parte il 3-5-2 con l'ex Iaboni che si siede in panchina. Il Notaresco inizia con il giusto piglio. Candellori al settimo va in discesa sulla destra e mette in mezzo un pallone che attraversa tutta l'area piccola, con Salvatori che non trova la sfera, messa invece in angolo da Frabotta. I molisani nel corso del primo tempo si faranno vedere solo con un calcio di punizione indirizzato alto da Fazio. Ma i tempi poi sono già maturi per il vantaggio rossoblù. Dallo sviluppo di un calcio di punizione, Liguori disegna una traiettoria perfetta per l'inserimento con i tempi giusti di Bontà che porta avanti i padroni di casa. L'Isernia non reagisce e il Notaresco ci prova ancora con Liguori, che prima della mezz'ora non trova però lo specchio della porta con Landi in uscita. La formazione di Cudini passa le vie di fatto in 3 minuti. Prima è Manari a raccogliere un assist basso di Moretti e a firmare il raddoppio. Poi al 38esimo ci pensa invece lo stesso Moretti ad armare il destro e ad infilare Landi sul palo più lontano. Silva manda in campo subito a inizio ripresa Di Matteo e Marino per Romano e De Chiara, non variando nulla nell'abito tattico. Al sesto è Vitale a raccogliere un cross e a provare sul secondo palo a trovare di testa la porta ma senza fortuna. Il Notaresco controlla e va vicino al poker con un calcio di punizione di Di Lollo che finisce di poco alto con tanto di deviazione ospite. Il resto della seconda frazione scorre via con le sole emozioni dei cambi ed un Notaresco che attende solo il triplice fischio per tornare ad esultare. Altalena di emozioni al Mariani Pavone di Pineto, termina 3-3 la sfida fra i biancazzurri e la Jesina. Sfuma in extremis la vittoria per il Pineto contro la Jesina, un eurogol di Cameruccio in pieno recupero nega la gioia dei 3 punti alla squadra di Amaolo. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3, leggero turnover per Amaolo che inserisce Di Renzo, Amadio ed Esposito a centrocampo, mentre in avanti insieme a Cercelluti e Villanova si rivede dopo il lungo infortunio Tomassini. Ciampelli si affida all'estero di Parasecoli e recupera Pierandrei, terminale offensivo del Tridente con Cameruccio e Bubalo.
Gli ospiti partono con il piede giusto. Al quarto minuto Bubalo dalla distanza spedisce di poco oltre la traversa. Dopo tre minuti è invece Pierandrei a fallire un'ottima occasione sulla punizione di bordo. Il colpo di testa da due passi è fuori misura. E al 17esimo ci prova anche col sinistro, senza però centrare il bersaglio grosso. La reazione del Pineto al 24esimo sull'asse Ciarcelluti-Tomassini. Il diagonale del centravanti dalla destra trova però l'attenta risposta di David. Col passare dei minuti il Pineto conquista campo. Al 28esimo la sciabolata di Villanova dalla sinistra per l'accorrente Tomassini dalla parte opposta. David si salva come può. E ancora Tomassini alla mezz'ora fa le prove del gol, questa volta su calcio piazzato, con la punizione che termina fuori di un soffio. Al 32esimo nota dolente per il Pineto, un buon Amadio è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco per il riacuirsi del fastidio muscolare che lo aveva tenuto fermo nei giorni scorsi. Al suo posto entra Fortunato, che si rivelerà poi decisivo. La partita si sblocca al 36esimo quando Tomassini in torsione trova la deviazione vincente sul cross di Esposito, rientro con gol per il centravanti. Non c'è neanche il tempo di gioire però per il Pineto, che sul capovolgimento di fronte accade l'incredibile. Cercuzzi fa partire una conclusione dalla distanza apparentemente velleitaria, la sfera carambola su Pomante e si insacca lentamente alle spalle di Fargione, che spiazzato resta a guardare per l'1-1 ospite. Sfortunato il capitano del Pineto in giornata nera, che al 45esimo intercetta in maniera maldestra il filtrante per Parasecoli, che ne approfitta e batte Fargione per la seconda volta ribaltando il risultato. Potrebbe subire il contraccolpo psicologico il Pineto, invece la reazione si concretizza subito in avvio di ripresa. Al quarto Ciarcelluti affonda sulla destra, entra in area e viene messo giù da Martedì. Il direttore di gara Cannata decreta la massima punizione in favore dei locali. Fortunato di potenza dal dischetto batte Davide e riequilibra le sorti del match. Doppio cambio al sesto minuto per Amaolo dentro Festa e Mazzei per Villanova e Pietrantonio. E anche in questo caso il tecnico biancazzurro ha ragione, perché al 14esimo è proprio il neoentrato Festa a girare a colpo sicuro il traversone di Esposito murato dalla difesa, mentre al 19esimo è Mazzei a centrare il bersaglio grosso con un'insidiosa traiettoria che dalla sinistra si insacca sul palo opposto. Jolly per il difensore, che ribalta nuovamente il risultato in una gara ricca di colpi di scena e con finale a sorpresa. Alla mezz'ora Ciarcelluti potrebbe chiuderla, ma calcia sull'esterno della rete. Ormai la vittoria sembra cosa fatta, ma in pieno recupero la beffa che non ti aspetti. Cameruccio si inventa una pennellata alla Pinturicchio, che si insacca sotto il 7 e lascia tutti senza fiato. Fa festa la Jesina, rinviato ancora una volta invece l'appuntamento con il ritorno alla vittoria per il Pineto. Una vittoria che manca dalla seconda giornata contro il Matelica. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la trasmissione Velò per parlare del mondo della bici, condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabottini ed i suoi ospiti. Il TG6 si aggiorna alle ore 19, grazie e buona giornata.